Ciao e bentornati su Recensioni Minute. Oggi vi parlo del primo titolo di una collana di libri game orientata ai più piccoli, addirittura giocabile dai 4 anni in su. Chiaramente se il bambino ancora non sa leggere ci vorrà un adulto che lo aiuterà nella lettura dell'avventura, ma le scelte saranno operabili direttamente da lui. La collana si intitola La mia prima avventura e oggi vedremo Il tesoro di Atlantide, libro di Romeo Hennion, portato in Italia dalla Divigiochi, e ogni avventura costerà di 15-20 minuti circa. Se siamo pronti, quindi prendiamo un bel respiro e tuffiamoci sul fondo dell'oceano. Prima di iniziare l'avventura si legge il velocissimo regolamento, dopodiché il libro ci chiederà di mettere sui 4 dischi agli angoli lo spicchio con il lato vuoto. Poi ci pone la prima scelta, dobbiamo scegliere con quale sottomarino immergerci, se con il pesce spada, la manta o il capodoglio, a seconda delle caratteristiche che ha ciascuno. Decidiamo ad esempio il pesce spada che è affusolato e veloce. Mostriamo sul disco rosso il pesce spada e siamo pronti. Si gira la prima pagina e leggiamo la narrazione. Sali a bordo del sottomarino e parte alla ricerca del leggendario tesoro della città di Atlantide. Tutto ciò che sai è che Atlantide è una città sommersa sul fondo dell'oceano. La leggenda vuole che la città sia custodita da un kraken, un mostro marino enorme capace di inghiottire una nave intera in un sol boccone. Per iniziare il tuo viaggio devi immergerti in mare. Da dove vuoi partire? E possiamo scegliere fra le caverne sottomarine, la spiaggia con le palme di cocco oppure dal porto. Decidiamo ad esempio di partire dalle caverne sottomarine. Giriamo una pagina come indicato da questo simbolino e leggiamo. Chiudi la torretta e inizia a muoverti nella stretta caverna. Sei a bordo del capodoglio? In questo caso no, siamo a bordo del pesce spada, quindi gireremo 2 pagine. 1 e 2. La narrazione ci dice, il tuo piccolo sottomarino non incontra difficoltà a destreggiarsi nelle caverne. In prossimità dell'uscita, una famiglia di tartarughe curiose ti viene incontro. Il carapace delle tartarughe le protegge dagli urti. Una corazza del genere potrebbe tornare utile. Decidi di aggiungerla al sottomarino per dargli un po' di robustezza extra. Sul disco verde, quindi, cercheremo il disegno relativo alla corazza delle tartarughe, come in questo caso. Ora il nostro sottomarino è equipaggiato. Giriamo una pagina. Ci si pone una nuova narrazione, nuove scelte e si prosegue così. Ci saranno scelte che ci daranno potenziamenti oppure scelte non ottimali che potrebbero creare delle falle al nostro sottomarino. Ricordatevi che c'è un kraken ad attenderci. Si continua a giocare così fino a quando non arriveremo all'ultima opzione che ci chiederà come abbiamo raggiunto la città di Atlantide. In base al numero di falle che abbiamo riportato scopriremo se avremo recuperato o meno il nostro tesoro. Partiamo dalla narrazione, vi dico che la macro trama di fondo sarà sempre la medesima, c'è una fase di preparazione, una fase di ricerca, un combattimento feroce con il Kraken e infine vi troverete di fronte ad Atlantide. Quello che cambierà però sarà il modo in cui affronterete ciascuna scelta e come sarà equipaggiato ogni volta il vostro sottomarino. Come avete visto, infatti, se fossimo stati semplicemente a bordo del capodoglio, avremmo fatto un incontro diverso, anziché le tartarughe avremmo fatto un qualcos'altro e il nostro sottomarino si sarebbe potenziato in qualche altro modo. Ciascun disco presenta diverse opzioni e quindi il vostro sottomarino sarà sempre diverso prima dell'affrontare il Kraken. Il tipo di scelte poi è molto intrigante, in alcuni casi conviene operare la scelta in maniera ottimizzata, cioè se avete un sottomarino tanto per dire che diventa invisibile potreste decidere di sgattaiolare via da un combattimento anziché farlo faccia a faccia. In altri casi invece conviene scegliere in maniera non ottimizzata, trovarci in una situazione più difficoltosa in modo tale da imparare da quell'errore e avere un potenziamento nel sottomarino per il futuro. Insomma, bisogna giocarlo e rigiocarlo per trovare gli incastri migliori per arrivare a fine dell'avventura. E arriviamo quindi alla difficoltà del libro. Vi dico che assolutamente non è banale vincere, soprattutto per il fatto che nelle prime avventure il bambino con cui giocherete vorrà esplorare tutte le opzioni possibili. Non gli interesserà tanto arrivare al tesoro, o meglio, sì, vorrà arrivare al tesoro, ma avrà più gusto nello scoprire, ah, cambiamo sottomarino, proviamo a passare di qua perché non ci siamo mai passati. Non baderà molto all'ottimizzazione. Dovrete però fare per forza ottimizzazione per arrivare in fondo. Basta un piccolo errore in un certo punto del libro che il tesoro vi sfumerà fra le mani. Avrete quindi fra le mani due opzioni, o barate, ovvero sia partite dal fondo e cercate a ritroso di trovare una delle tante strade che vi porteranno alla vittoria e cercherete di guidare il bambino di conseguenza, oppure semplicemente dovrete tenere traccia dei vostri errori. Ogni volta che avete fatto un errore dovete ricordarlo e fare in modo che questo errore sia una crescita per l'avventura successiva. Credo che questa seconda opzione potrebbe essere sicuramente più appetibile. Per quanto riguarda le illustrazioni le trovo azzeccatissime e aggiungendo un po' di pathos nella voce oppure facendo qualche gesto e qualche rrrr ogni tanto all'improvviso aggiungerete proprio immersività alla storia. Il bambino arriverà in fondo che sarà preso benissimo e vorrà assolutamente rigiocarlo, quindi come prodotto lo trovo decisamente ben fatto.
In conclusione vi invito sicuramente a fare una prova di questo libro. Io l'ho sperimentato e funziona egregiamente con i bambini, ma come vi dico anche per gli adulti. Io stesso ho dovuto giocare diverse avventure prima di trovare almeno una opzione per arrivare in fondo sano e salvo. Come vi dicevo, vorrete farlo e vi verrà voglia di rigiocarlo. Un adulto ovviamente ci metterà fra i 5 e 10 minuti arrivare in fondo vittorioso, ovviamente potrebbe saltare le parti narrative, ma vi dico che i bambini vogliono comunque riascoltare la storia. Quindi fateci una partita, fatemi sapere se recuperate il tesoro d'Atlantide e con questo vi dico ciao e alla prossima!